Tornati qui sul canale. Questo video lo dedico interamente a Totix, un altro membro della community di YouTube che so che quando si parla di stampanti 3D comincia ad eccitarsi e a scaldarsi, tanto che dopo svariati consigli e un po' di chiacchiere che ci siamo fatti, anche lui è arrivato a comprarsi questo splendido gioiellino. Quindi Totix, questo video è dedicato interamente a te e godiamoci il video. Ciao ragazzi, benvenuti qui sul mio canale. Il video di oggi non è altro che un upgrade della nostra stampante Anycubic i3 Mega e faremo vedere appunto che tipo di modifiche abbiamo apportato ulteriormente. Siccome non so se qualcuno di voi come me si è già imbattuto in circostanze estreme, ovvero mi è capitato di stampare appunto dei progetti modificati dal file originale, il quale mi sono imbattuto appunto in un problema che la stampante non stampasse più in autonomia, ovvero sappiamo tutti che la stampante, la nostra stampante 3D, basterà inserire la nostra micro SD, SD o chiave USB in base al tipo di modello che abbiamo a disposizione e stamperà appunto in autonomia senza l'ausilio di altri componenti collegati. Invece quando sono andato appunto a modificare questo file la mia stampante non funzionava più senza l'ausilio del PC, ovvero tramite cavo USB mi sono trovato obbligato a collegarla al computer e appunto lanciare la stampa. Ma come ovviare questo problema? Ovvero, è conveniente a questo punto una stampa di svariate ore farla stare collegata ad un computer, magari un computer, io non so se ricordate, la mia postazione ha un consumo abbastanza notevole perché dovrà portare avanti il case, i tre monitor e tutti gli altri apparati che ho collegato. Quindi che cosa ho pensato bene di fare? Di installare appunto questo mini PC. Ad essere sincero, questo, anche se è un mini portatile, ha veramente delle ottime qualità per quanto poterlo appunto collegare alla mia stampante e farlo lavorare in modo autonomo. Dovrò solamente collegare il mio spinotto di alimentazione e appunto andare ad inserire il mio spinotto USB. Fatto questo, nell'entrata USB della mia stampante e ci andrò a infilare l'altro cavo. Quindi poi basterà collegare appunto il cavo che collega la mia stampante al mio PC e il gioco è fatto. Quindi ragazzi, se anche voi doveste avere il problema appunto di non poter stampare in autonomia, il mio consiglio è di collegare o un mini PC ed evitare appunto sulle stampe che si protraggono nel tempo di collegarci il computer, il nostro computer fisso, perché per quanto sia i consumi saranno molto più elevati. Quindi spero che anche questo video ti sia piaciuto, conosci le raccomandazioni e perciò vai e comincia a stampare.